Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli in prova gratuita. In questi giorni di presentazioni e grandi reveal ne stiamo vedendo di tutti i colori, e visto che in pochissimi hanno l'onore e il privilegio di trovarsi fisicamente a questi eventi, il mezzo più efficace che abbiamo per testare con mano quello che ci viene proposto dai grandi publisher è quello delle demo. In questo video ricchissimo vi dirò la mia su quattro versioni di prova uscite proprio in questi giorni, che hanno parecchio stuzzicato la mia curiosità. Anche perché belli trailer e belli gli showcase e tutto quanto, ma provare in prima persona è tutta un'altra cosa. In questa prima edizione di Demo Poracce discuteremo di Alone in the Dark, Lies of P, Ghost Trick e Final Fantasy XVI, una lineup molto variegata. Vi aspetto nei commenti per sapere che impressione vi hanno fatto questi titoli e, se siete nuovi, iscrivetevi al canale per prendere parte alla conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Mancate solo voi per raggiungere i 600.000 iscritti. Su, dai. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo con una demo che è uscita già qualche settimana fa, quella di Alone in the Dark. Sono parecchio interessato a questo reboot perché al primo Alone in the Dark leggo il mio primo ricordo di puro terrore videoludico. Sono scene che oggi fanno ridere, ma sarò sincero, penso che il jumpscare del mostro che spacca la finestra o anche quel cacchio di clown nell'intro di Alone in the Dark 2 sono traumi che mi porterò appresso per sempre. Detto questo, mi dispiace tanto che la serie sia caduta in disgrazia e ripongo molte speranze in questo reboot. Paradossalmente però è più facile avere un'idea generale sulla produzione guardando lo showcase piuttosto che provando con mano questo prologo, perché non si tratta di una vera e propria demo, ma più che altro di una sorta di introduzione tematica all'opera, un vibe check che, se vogliamo, ricorda un po' quello che ha fatto Capcom con la demo di Resident Evil 8. L'idea di un prologo interattivo poi si inserisce bene nella storia della serie, visto che il nome di questa demo, Grace in the Dark, ricorda da vicino quanto fatto con Jack in the Dark, che serviva da ponte e introduzione al secondo capitolo. Insomma, è una cosa studiata bene e non a caso il creatore originale di Alone in the Dark si è detto entusiasta del lavoro svolto fino ad ora. Il punto è che purtroppo la demo dura una decina di minuti e serve più che altro a darci un'idea delle potenzialità del motore grafico. Nei panni di Grace, attraverso siamo qualche ambiente della villa, interagiamo con degli elementi, ci sono un paio di jumpscare e finisce lì, con un filmato che rimanda al trailer di presentazione. Insomma, la base sembra esserci e io ho provato il titolo sia su PC che su Steam Deck e gira abbastanza bene anche sul portatile di Valve. C'è da dire che chiaramente non è una produzione AAA, ma la presentazione è di tutto rispetto e il reboot ammoderna in modo convincente l'estetica dei primi Alone in the Dark. L'attenzione è spostata verso un taglio cinematografico, non a caso il cast presenta alcuni nomi di richiamo, ma bisogna capire quanta importanza ricopriranno le sequenze action all'interno della produzione. Da quello che si è visto nel trailer, le sparatorie e gli attacchi corpo a corpo non è che fossero proprio convincenti. Speriamo che ci lavorino il più possibile prima dell'uscita prevista per la fine di ottobre. Quindi, questo prologo fa ben sperare, ma insomma, è lecito avere più di qualche dubbio sulla qualità effettiva della produzione finale. Andiamo molto più sul sicuro invece con Ghost Trick Detective Fantasma, riproposizione in HD di un cult uscito tra il 2010 e il 2011 su Nintendo DS. Ho sempre guardato con curiosità questo esperimento di Capcom e mi pento amaramente di non aver preso una copia usata da GameStop quando te le tiravano dietro. Ora è troppo tardi e Ghost Trick costa una fucilata. Per fortuna questa remaster in HD, seppur solo in digitale, viene prezzata a 29,99, almeno su Switch. Ideato da Shu Takumi, il creatore di Ace Attorney, che abbiamo visto non ha perso neanche un centesimo del suo entusiasmo, Ghost Trick è un'avventura grafica incentrata sul puzzle solving, ma non aspettatevi un punto e clicca canonico, perché questo gioco è completamente fuori di testa. La demo ci permette di giocare i primi due capitoli di Ghost Trick, che fungono in parte da introduzione alle meccaniche di gameplay e poi permettono di metterle in pratica in quella che è la vera prima sfida non tutorial dell'avventura. Nel gioco impersoniamo il fantasma di un protagonista colpito da amnesia che è stato appena assassinato. Lo scopo del gioco
è quello di scoprire il passato di Sissel e risolvere il mistero dietro al suo omicidio, e questo è possibile perché da fantasma abbiamo dei ghost trick, due poteri sovrannaturali. Da una parte è possibile possedere gli oggetti e interagire con essi, e dall'altra, questa è la vera figata, è possibile ripercorrere gli ultimi 4 minuti di vita di un cadavere nel tentativo di alterare il passato e permettere al malcapitato di sopravvivere modificando così il suo destino. La parte difficile però è che è possibile spostarsi da un oggetto all'altro solo se questi si trovano in un certo raggio di prossimità, quindi in una corsa contro il tempo bisogna non solo capire cosa fare per evitare che il poraccio di turno tiri le cuoia, ma anche come arrivare a farlo. Il gameplay è semplice nell'esecuzione ma complesso nella progettazione, e l'ho trovato dinamico e coinvolgente, un ritmo per niente scontato in un gioco del genere. Il fatto è che Ghost Trick ha stile da vendere, e questa versione in HD rende giustizia al folle character design che accompagna una storia assurda che giustamente non si prende sul serio neanche per un istante. Ci sono dei siparietti che mi hanno spezzato in due dalle risate, e le stesse soluzioni ai vari puzzle sono sì demenziali ma seguono una logica interna, fuori di testa ma mai totalmente astrusa. Le musiche spaccano di brutto, ma di brutto sul serio, e in particolare il tema che fa da sottofondo ai 4 minuti premorte dà il giusto ritmo che si trasforma presto in una vera sensazione di urgenza. Bello pure l'adattamento dei testi in italiano, anche se hanno lasciato alcune cose che a livello di cura potrebbero tranquillamente essere uscite fuori dalla 3D All Stars, tipo delle linee di dialogo che suggeriscono di guardare il secondo schermo. Vabbè, visto che c'è il volpino missile, passo soprattutto. Il titolo esce il prossimo 30 giugno, manca pochissimo, e io l'ho provato sia su Steam Deck che su PC, ma lo trovate ovunque, anche su Switch. Con Lies of P ho provato a superare la mia naturale diffidenza nei confronti dei Souls-like. C'è riuscita a farmi innamorare del genere? Non proprio, però devo dire che mi sono trovato di fronte a una produzione molto più coinvolgente di quanto mi aspettassi. Credevo di trovarmi di fronte a un Souls-like di serie B, una scopiazzatura poco ispirata dei lavori più noti di From Software, e invece mi sono trovato di fronte a una scopiazzatura tanto ispirata. Ok, parlo da totale profano del genere, quindi perdonatemi se magari dirò qualche imprecisione, però questo Lies of P mi è sembrato un titolo che a livello di gameplay osa veramente poco e propone la formula collaudata dei Souls di Miyazaki e soci senza alcuna trovata rivoluzionaria o idea geniale. Insomma, fa il suo e si rivolge con competenza al pubblico di riferimento, che ormai è vastissimo e non più una nicchia. Ho letto molte critiche rivolte al combattimento legnoso, ma ripeto, da totale profano del genere mi sono scontrato con un combat system esattamente come me lo aspettavo. Forse mi perdo per strada molti tecnicismi. Comunque fa troppo ridere che ci si lamenti di un gioco legnoso quando il protagonista è Pinocchio, no? Sono l'unico che ride per queste cose? A impressionare comunque in positivo sono invece setting e atmosfera. Mi aspettavo un cringe assurdo all'idea di inserire Pinocchio all'interno di un contesto del genere, eppure il mondo steampunk di questo Lies of P regge botta alla grandissima, e lo dico anche senza essermi soffermato sull'analisi dei documenti, sulle descrizioni degli oggetti o sulla minuziosa interpretazione dei segnali ambientali. Insomma, è un titolo che trasuda stile e lore da ogni poro meccanico, e forse riesce a essere molto più attraente, che ne so, di uno Steel Rising. Probabilmente in questi giorni finirò la demo sconfiggendo quel maledetto mastro di sfilata, o come si chiama, ma non credo che prenderò al day one il titolo. Però diamo a Pinocchio quel che è di Pinocchio, la schermata di caricamento è semplicemente geniale. E ora passiamo alla grande star di questo video, Final Fantasy XVI. Sapete, sono un grande appassionato della serie, ho mosso i primi passi su Final Fantasy VII su PlayStation 1 e da quel momento non ho mai saltato un capitolo, fino al mio disinnamoramento totale avvenuto col 13° episodio. Il 15 ho provato a farmelo piacere in tutti i modi, ma proprio non ci sono riuscito. Ma il remake del 7 è stata una delle più belle esperienze videoludiche degli ultimi anni. Per questo mi sto avvicinando al 16° capitolo con molto interesse, ma anche con altrettanti dubbi. Considerando la svolta action che Yoshida ha voluto imprimere al titolo, c'era veramente bisogno di capire che bestia è questo Final Fantasy XVI, e questa demo è perfetta. Partiamo appunto dall'operazione in sé. Questa versione di prova l'ho trovata ben strutturata. È proprio una porta d'accesso al gioco principale, non solo perché una volta terminata si viene rimandati subito alla possibilità di acquisto della Standard o della Deluxe Edition, ma anche perché, per fortuna, permette di salvare i propri progressi e poi trasportarli eventualmente
puntualmente sul titolo completo. Si tratta anche di una demo bella estesa, divisa in due parti distinte. La prima, che dura circa 2 ore, forse anche qualcosina in più, permette di giocare al prologo della storia. Una volta concluso questo segmento, si sblocca una seconda parte, chiamata Sfida degli Icon, dove sostanzialmente si viene gettati molto più avanti nella storia per avere la possibilità di testare il sistema di combattimento in una fase avanzata, dove non solo si è più in là con il livello di Clive, il protagonista, ma si ha anche accesso a tutto un ventaglio di possibilità espressive che per forza di cose mancano nel tutorial quando vengono spiegate le basi. Per quanto riguarda il gameplay, c'è poco da dire, è esattamente quello che mi aspettavo, o che se vogliamo temevo, da questo capitolo. Abbiamo una totale virata nel campo degli action RPG, il combat system è tutto in tempo reale e di RPG alla fine rimane solo la progressione del personaggio tramite l'ottenimento di punti esperienza, che vanno in automatico ad aumentare le sue stats una volta saliti di livello, e la possibilità di incidere sulle abilità a nostra disposizione tramite l'assegnazione di punti abilità all'interno di alcuni skill tree, oltre ovviamente alla possibilità di cambiare l'equipaggiamento del personaggio. Se da una parte abbiamo quindi un'attenzione rinnovata verso tecnicismi come parry, schivate, combo timing e via dicendo, dall'altra abbiamo la totale aridità per quanto riguarda fattori più classici come la composizione del party, la pianificazione, la strategia in battaglia e via dicendo. Un cambiamento radicale che mi lascia un bel po' perplesso, ma se non altro perché da sempre la serie tende verso uno snellimento dei suoi tratti più arcaici. Se vogliamo, già l'ATB di Final Fantasy VII manifestava l'intenzione di abbandonare l'impostazione classica a turni, ed è stato più volte dimostrato che non c'è per forza bisogno di trasformare tutto in Devil May Cry per risultare appetibili a un vasto pubblico. Il terreno di mezzo raggiunto dal remake di Final Fantasy VII per me rimane la soluzione perfetta, ma è chiara l'intenzione di Yoshida di distaccarsi quanto più possibile dalla pesante eredità della serie. È quello che cerco in un Final Fantasy? Decisamente no. Mi è piaciuto? Sì. Tantissimo, e ho fatto partire il pre-order del gioco, alla fine ho ceduto. Per capire se il combat system vi aggrada o meno, vi consiglio di giocare la seconda parte della demo, che porta con sé un bel picco di difficoltà rispetto all'introduzione. Il ritrovarsi improvvisamente con la possibilità di switchare in tempo reale tra 3 icon differenti, ognuno col suo set di abilità, è stato parecchio traumatico, ma una volta presa la mano, i combattimenti danno una grande soddisfazione che trova riscontro in un tripudio visivo fatto di esplosioni, effetti particellari e via dicendo. Nei momenti di massima distruzione la leggibilità dell'azione non è delle migliori, ma confido che anche questo sia un fatto di abitudine, perché ripeto, nella seconda parte c'è un picco di difficoltà che mi ha portato a morire un paio di volte. Insomma, come con tutti i grandi combat system, ci si rende presto conto che non basta premere tasti a caso per arrivare in fondo. Però parliamo appunto di difficoltà. Non so se è la demo, ma gli sviluppatori sono terrorizzati che il giocatore possa incontrare delle difficoltà. Sembra quasi che non vogliano farlo videogiocare. Non c'è un selettore di difficoltà, ma più che altro si può scegliere se portare avanti la modalità avventura o storia, dove storia è la prima selezione possibile. Qui il combat system viene semplificato a un solo bottone e le schivate vengono in automatico. Anche nella modalità avventura abbiamo degli oggetti che sostanzialmente attivano l'easy mode, dando dei vantaggi incredibili a Clive, ma la cosa assurda è che li ho dovuti rimuovere dall'equipaggiamento nella seconda parte della demo, visto che erano attivi di default. Inoltre, morire contro un boss rappresenta una penalità praticamente nulla, visto che si riprenderà a combattere non dall'inizio dello scontro, ma dall'ultima fase attivata, ritrovandosi però con l'energia completamente ripristinata. Mi sembrano degli accorgimenti eccessivi che rischiano di togliere il divertimento nello scoprire un combat system che, nonostante l'elevata spettacolarità, sembra nascondere tanta complessità. Anche il prediligere di default la modalità grafica a quella prestazione mi sembra quasi un invito a non dare troppa importanza ai combattimenti. Questo non so, forse è una mia paranoia, una critica eccessiva. Comunque, se nel gameplay il gioco è completamente snaturato rispetto ai canoni della serie, storia e presentazione, non pensavo che l'avrei detto, mi hanno letteralmente rapito. Ci si muove in un contesto politico che sembra la versione light di un Final Fantasy Tactics o magari di un Vagrant Story, con l'attenzione alla narrazione, alla messa in scena e alla regia che ci si aspetta da una serie TV. Sembra quasi a tratti di vedere una puntata di Game of Thrones, ma il Game of Thrones quello bello, quello spietato delle prime serie. E porca miseria se ci sono dei momenti che mi hanno lasciato veramente di stucco. Vi sto per fare un piccolo spoiler della demo, quindi se ancora non l'avete giocata, passate subito al capitolo successivo seguendo i timestamps.
La scena in cui Clive, trasformato in Ifrit, uccide Joshua è struggente e mi ha dato una sensazione di impotenza, quasi di assistere a una tragedia di una violenza inevitabile che ho provato guardando l'Evangelion di Shinji che, fuori dal suo controllo, distrugge l'unità 03 con all'interno Toji Suzuhara. Un momento potentissimo che raggiunge un climax emotivo che spero non sia un picco, ma che rappresenti solo uno dei tanti momenti scioccanti che potrà regalare la storia di Final Fantasy XVI. Ah, giusto un piccolo appunto, mi sa che rigiocherò il prologo prima in inglese e poi anche in giapponese per capire l'effettiva qualità del doppiaggio. Le voci in italiano proprio non mi sono piaciute e anzi le ho trovate molto sottotono rispetto a tutto il resto. Ditemi, è stata solo una mia impressione oppure effettivamente c'è qualcosa che non funziona nel doppiaggio italiano? E poi ditemi, ma solo io penso che Sid sia stato sostituito da Nathan Drake? E questo era tutto per quanto riguarda Demo Porach, l'unico format di anteprime videoludiche dove gli hands-on non arrivano in anteprima, ma sono alla portata di tutti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi titoli, se i demo vi hanno convinto e se li acquisterete al day one. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, seguitemi su Instagram, riposate. Nerdatevi dormendo Sonic tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Demo, Michele 16, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!